Ma anche la voce là, dove sul PC è anche più fluida, più bella. R1 per correre sui muri. Vado. Sono delle scritte. Dov'è Desmond? Aiuto! Cosa c'è scritto? Sempre R1 e poi la X per... Ah già, la bastardata. Se lo mancavi. No, lo sapevo, l'ha mancato. Corriamo sul muro a sto punto. Qui doveva fare. Ah no, uno solo. Vabbè, va bene lo stesso. Era lì, ma era troppo lontano. Il pugnale del tempo. C'era un intero tesoro di cui vantarmi. Il trofeo della nostra vittoria. Se solo avessi potuto raggiungerlo. Opla! Prima percorrere il muro e X per saltare, ok, quindi... eccolo qua. Ma dai, che ci arrivi, allunga il braccio. Non mi ricordo. Ecco qua. Pela! Abbiamo camminato sulle candele, ma va bene. Oppela! E vai. Ah già, le trappole. Evita i pali appuntiti. E vai. E mamma mia, mamma mia, mamma mia. Qua dovevo saltare. S'appende. Mamma mia, che brutto non ricordarsi niente. Ve lo giuro, ci ho giocato un sacco di volte e non mi ricordo un cazzo. Opla! Ok, superato. Allora, questo pezzo sì che me lo ricordo perché... per quel motivo lì. Ce l'abbiamo fatta. Qui crolla anche perché vedo come se fosse tratteggiato. Quindi vediamo, facciamo cerchio, scendiamo. È crollato lì. E te pareva. Ma allora mi ricordo qualcosa. Vai. Adesso c'è da saltare. Opla. Che c'è? Cos'hai visto? Il nostro pugnale. Allora, saltiamo. 1, 2, 3, 4. Minchia, Tarzan a confronto. Aia! Dove sono andato a cadere? Ai bauli. Allora, cominciando un po' a prenderci la mano con il joystick. Vai su. È la mano di Mida. No, non è vero. Vai su. Qua devo fare una cosa. Ma dai. Allora, questa cosa qui sul computer è molto più semplice. Mamma mia, ce l'ho fatta. Allora, adesso qua ci dovrebbe essere un filmato. Sabbia.
Avevo ciò che volevo. Me ne sarei dovuto andare. E noi ce ne andiamo. Opla! Oh mamma. Allora, qua è un po' più difficile. Ia! Perché adesso non ho letto come si usa il pugnale. Opla! No, che palle. A me veniva sempre una roba quando andavo verso le trappole. Allora, qui... adesso non ricordo bene, ma c'era da andare o a sinistra o a destra. E noi andiamo a sinistra! Non è giusto mai. Non è mai giusto. E noi andiamo di qua! Ma no, che pirla, devo andare dritto! Occhio! Occhio! E... mamma mia! Mi ha tagliato quei due peli nel culo che avevo. Oh. Padre, ho conquistato onore e gloria. Maestà, mi avevate promesso che avrei potuto scegliere qualunque cosa del tesoro del Marajà, quel pugnale. Non vorrete negare al ragazzo un ricordo della sua prima battaglia? Scegliete pure qualsiasi altra cosa, a parte quella clessidra. Sarà un dono perfetto per il sultano di Asadi. Degli animali esotici per il suo serraglio e qualche dozzina di giovani schiave. Sì, dovrebbe bastare. Che nessuno tocchi animali o ragazze prima che abbia fatto la mia scelta. Tutti devono conoscere la magnanimità verso gli sconfitti del re Sharaman. Non fidarti mai di un uomo che ha tradito il suo signore e non prenderlo al tuo servizio, perché potrebbe tradire anche te. Compresi questa triste verità quando giungemmo ad Azad, dove il sultano ci accolse con tutti gli onori. Amico mio. Amico mio, la vostra visita allieta e onora la mia semplice e umile dimora. Degli splendori di Azad, tutto il mondo conosce i fasti. Il meglio deve ancora venire. Io vi dono le sabbie del tempo. Che l'amicizia che unisce i nostri popoli possa durare in eterno nel tempo. La sabbia, perché luccica? Ve lo spiego io. La clessidra racchiude un prodigio che nessun essere umano ha mai visto prima. Purtroppo, solo il pugnale può liberare le sabbie del tempo. E appartiene a un uomo più potente di me. Un giovane principe, caro al padre più di tutte le ricchezze dell'India. Forse potrebbe cortesemente... No! No! Fermo! Che faccia così? Kalissia Sikataha Gatsaka! Padre, no! Dammi il pugnale! No! Hai liberato le sabbie del tempo! Ma io posso rimediare a ciò che hai fatto. Dammelo! No.